Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video test. Tutti vogliono un NIV. Sono decenni che internet è inondata di cloni di preamplificatori NIV e la domanda è: che cosa ha di così speciale il 1073 da renderlo unico e ovviamente sembra irraggiungibile? Se siete arrivati ora sul mio canale o siete dei visitatori occasionali, per favore cliccate subscribe sotto, in questo modo aiutate il mio canale e me ovviamente nella generazione di nuovi contenuti gratuiti sempre più accattivanti. Premetto subito che questo video non è sponsorizzato in alcun modo, ma deriva dalla richiesta di tantissimi di voi che mi hanno chiesto di fare un test su questo nuovissimo Behringer 1273, tanto che l'ho acquistato immediatamente e vedremo adesso come si è comportato nei confronti soprattutto del vero 1073 della NIV. È quindi l'occasione per poter parlare di cloni NIV. È un video che volevo fare da diverso tempo perché, come dicevo, molte delle domande che mi arrivano dai social fanno riferimento sempre a questo stesso argomento. Vorrei comprare un NIV, non me lo posso permettere, quale clone mi consigli, eccetera eccetera. Prima di iniziare, se siete a digiuno, completamente a digiuno, di cosa sia un preamplificatore e quindi non sapete come si usa, come si accoppia alle varie tipologie dei microfoni, ho inserito un link sotto in descrizione di un video che feci molto tempo fa riferito proprio all'utilizzo del preamplificatore microfonico con i vari microfoni e i vari test di impedenza per ascoltare nel dettaglio tutte queste informazioni, così da non ripetermi poi in questo nuovo video. Dicevamo cloni NIV, perché clonare il 1073 quando poi effettivamente non è che non esista, quindi possiamo acquistarlo direttamente dai siti di e-commerce come ad esempio Thomann? Beh, chiaramente perché non costa poco, anzi, per far capire poi perché un preamplificatore, perché dovremmo spendere 2000 euro per un solo preamplificatore, soprattutto per chi inizia o chi vuole soltanto registrare per hobby o chi ad esempio dispone di uno studio home, è sempre risultato abbastanza complesso spiegare perché spendiamo così tanto, perché vado a spendere 6000 euro per un paio di casse, 10000 euro per un microfono, eccetera eccetera. E già vedo tanti di voi, alcuni di voi che nei commenti scriveranno: "Eh vabbè, ma tanto poi finisce tutto in MP3, tutta questa differenza non serve, bla bla bla." O peggio ancora: "L'hardware non fa la differenza, in mano a uno bravo, usa le tue orecchie, eccetera eccetera." Abbiamo visto questo genere di risposte tutti nei vari social e nei gruppi di Facebook. Partiamo dallo scopo. Lo scopo di chi registra è ovviamente farlo bene. Bene non vuol dire soltanto registrarlo, ma far sì che quando premi play, quello che poi esce dalle casse, quindi quello che si ascolta, non dico sia esattamente identico a quello che era in origine, ma che rispecchi almeno delle caratteristiche timbrico-armoniche, delle dinamiche e che abbia anche un eccellente rapporto segnale-rumore. È chiaro che in mano ad uno bravo anche un Rode NT1 attaccato alla Scarlett trova il modo di funzionare. Ma qui parliamo di un livello di rispetto per la registrazione che contiene una legacy, una tradizione ingegneristica di altissima qualità, non certo allenata quindi sulle pippe mentali. Lo scopo è quindi registrare al meglio quello che viene suonato davanti al microfono. Un buon pre professionale è in grado di far lavorare anche un microfono meno professionale. Un NT1, ad esempio, attaccato al pre della scheda audio suonerà in modo diverso se lo attacchiamo invece al 1073 della NIV. In questo caso parliamo di questo pre, ma potremmo citarne altri, l'Avalon, il Red ad esempio, che adoro, ci daranno comunque sempre dei risultati più che convincenti. E se la registrazione poi non è bella tecnicamente parlando, non è che sarà possibile sistemarla nel mix come tanti dicono. C'è anche, nel caso dei cantanti, un altro fattore fondamentale che io reputo veramente importante da tenere in considerazione. E questo discorso va allargato ovviamente poi anche al microfono e alle cuffie.
Ossia, se un cantante si sente bene, quindi recepisce bene ciò che sta facendo, si ascolta nel modo corretto, sarà in grado di performare al 100% e ovviamente anche fare meno take di quelle che farebbe perché magari non si sente a suo agio mentre canta. Arriviamo quindi al suono del preamplificatore. Più che altro parliamo di timbro. Ogni pre ha un suo timbro, derivato poi ovviamente anche dai trasformatori che utilizza, e che enfatizza alcune caratteristiche poi degli strumenti che andiamo a registrare. Il Neve, il 1073, ha un suo tipico colore, un suo suono, molto amato tra l'altro, da me come da altri, per la registrazione delle voci e delle chitarre acustiche in particolare, ma l'ho utilizzato tranquillamente anche per registrare violini, trombe, bassi, celli, overheads della batteria, pianoforti e tanto altro. C'è chi non ama questo timbro e preferisce magari un SSL o altro magari più cristallino, più pulito. Non stiamo qui a discutere sui gusti, ma della qualità di registrazione. Il 1073 ha quindi tutto quello che serve per poter registrare un suono il più dinamicamente possibile e riesce ad essere molto preciso su tutto lo spettro delle frequenze senza battere ciglio, una vera sicurezza in studio. Un aspetto che ha ispirato tantissimi altri progetti e quindi relative aziende con i relativi cloni. C'è chi si è concentrato di più sul colore o il timbro, chi su una sola parte dello spettro e altro ancora. Ogni clone è diverso e questo è un aspetto che ammiro nelle varie aziende. E ripeto, tutti tranne un paio, forse, li vedremo, sono veramente identici al 1073. Ma in ogni caso, quelli sotto una certa fascia di prezzo, come sappiamo, hanno un problema di intelligibilità, ossia proprio di definizione acustica. Ho acquistato il 1273 incuriosito proprio dai progetti Behringer, che ho trovato sinceramente fenomenali, soprattutto nella realizzazione dei sintetizzatori, non certo magari nei pedali o nell'outboard o nei mixer che abbiamo visto. Una fiducia quindi ben riposta, visto che già possiedo qui davanti a me il Model D e l'RD8 qui a fianco. Ho seguito anche i video test fatti sul 33609 e ho declinato l'invito in quel caso perché fortunatamente possiedo già un clone di quel tipo di macchina e lo reputo veramente eccellente. L'ho provato, trovate sempre il video sul canale, è il successor della Heritage. Vi metto comunque il link in descrizione. In ogni caso, la curiosità, come dicevo, ha preso il sopravvento e quindi oggi lo ascolteremo e lo proveremo insieme, poi discuteremo magari sui pro e i contro di questo progetto di Behringer. Ho registrato, come vediamo qui a schermo, un paio di chitarre, una chitarra classica e una chitarra acustica, per farvi vedere esattamente le peculiarità del 1073 e cosa dobbiamo aspettarci dal 1273. In questo caso ho utilizzato due HPG414, che vedete, sto usando uno adesso per fare il video, che vengono da un set matchato, quindi sono identici. E sono ovviamente stati revisionati da HPG stessa e ho utilizzato poi dei cavi Vovox, come vedete, per evitare qualsiasi tipo di discussione anche sui cavi. Uno, come dicevo, l'ho attaccato al 1073, l'altro microfono l'ho attaccato al 1273, messi uno sopra l'altro, quindi rivolti nello stesso punto verso la chitarra per avere la stessa identica registrazione. Andiamo ad ascoltare le chitarre e poi discutiamo sul risultato. Thank you.
Riascoltiamo bene questa ultima parte perché è quella più interessante, dove ho utilizzato tantissima dinamica. Allora, così di primo acchito, di botto, come diremmo a Roma, non è uguale, quindi è chiaro che non sono la stessa cosa, almeno è abbastanza evidente in alcune caratteristiche che adesso andiamo appunto ad esaminare. Come abbiamo potuto ascoltare, sotto un certo range dinamico il risultato è sorprendentemente interessante ed il 1273 si comporta in maniera estremamente simile al 1073, con qualche piccola, lievissima differenza sulle alte, come vediamo adesso in foto, l'ho evidenziato per farvi vedere esattamente dove. E sulla chitarra ovviamente si percepisce proprio sul tocco, sul rumore delle corde, su alcune caratteristiche anche proprio delle frequenze intorno ai 5.000-6.000 Hz. Questo ci dimostra quanto lavoro sia stato fatto da Behringer per riuscire a trovare il modo di emulare il colore tipico del 1073, che enfatizza la distorsione armonica verso le medio-basse, un fattore che si traduce in maggior presenza nel mix del segnale registrato. Quando i transienti però si trovano su frequenze più alte, in questo caso si inizia ad avvertire, si scoprono i difetti di questo progetto. Già con la registrazione della chitarra acustica notiamo una pessima cattura dei transienti sulle alte frequenze, come se il 1273 non fosse in grado di tradurre al meglio quello spettro di frequenze. Attenzione perché sto parlando del puro stadio di preamplificazione, quindi non coinvolgo assolutamente l'EQ che è stato spento. È chiaro che potremmo sì recuperare un po' di frequenze alte utilizzando l'EQ che si trova a bordo del 1273, ma non migliorerà in questo caso la capacità di intercettare i transienti. È una caratteristica infatti peculiare del NIV 1073 e che rende appunto interessante questo strumento, questa caratteristica. In questo caso il risultato, dove ho utilizzato la chitarra acustica, perché sulla classica si nota leggermente meno, è che il sound generale è un po' più confuso, poco a fuoco, diciamo. E ovviamente, come vediamo anche dall'immagine, poco rispettoso della dinamica dello strumento. Non a caso ho volutamente utilizzato la mia Taylor Grand Concert perché dispone di una ricchezza armonica molto ampia che mette in crisi facilmente la maggior parte dei preamplificatori e anche dei microfoni. Come anche ad esempio se lo utilizzassimo su un pianoforte brillante come uno Yamaha, un C3. Uno strumento invece con meno transienti sulle frequenze alte rischia infatti di invalidare il test e quindi far sembrare il 1273 un eccellente clone. Nel caso della registrazione della voce, questo si traduce ovviamente in una minore presenza delle S o delle T, quindi tutte le parti delle frequenze molto alte della voce che si trovano proprio su quella fascia di frequenze. Potrebbe anche non essere un male in alcuni casi, ma qui non sto cercando di paragonare i comportamenti dei due pre per trovare appunto un campo di applicazione specifico del clone. Guardando poi appunto sempre nella fase finale della registrazione, quindi la parte strumming che vedete alla fine, ho cercato volutamente di far andare in clip il pre proprio per capire e sentire i transienti sulle alte. Il 1073 si comporta come vediamo egregiamente, arrivando a 0 dB, mentre il 1273 non riesce proprio a lavorare in quello spazio di frequenze. È come se ci fosse un limiter immaginario su quella fascia, rovinando ovviamente la registrazione. Chiaro che non è brutta come registrazione, ma non è la registrazione che avrei voluto fare. Questo poi chiaramente comporta un diverso utilizzo di un compressore, di un equalizzatore, di tutti gli effetti processori che verranno applicati a questa traccia. E quindi anche il comportamento di quei processori cambierà in base al tipo di traccia che noi andremo ad inserire, anche se è identica, e quindi della stessa take.
Molti di voi a questo punto potranno anche pensare chi se ne frega, tanto costa veramente poco considerando il prezzo del 1273 rispetto al NIV reale. Posso sicuramente dire che nel campo professionale non è da sottovalutare, per me è un problema, mentre nel campo semi-pro rappresenta invece un ottimo preamplificatore da home recording, ma non il migliore in quella fascia di prezzo. Perché dico questo? Facciamo un esempio matematico molto molto semplice. Mettiamo che il suono perfettamente registrato rappresenti il numero 100 ed il suono del 1273 in una scala che arriva a 80. Se facessi una sola take di voce posso dire di aver raggiunto un ottimo compromesso qualità-prezzo, perché alla fine la voce che ho registrato è soddisfacente nonostante i limiti, quindi quel 20% in meno è trascurabile su una traccia sola. Ma se invece cominciassimo a fare due tracce o addirittura 10 tracce, il risultato qualitativo del NIV sarà 1000, quindi 100 per 10. E 800 invece sulla versione, diciamo, registrata con il Behringer. È chiaro che avremmo 200 punti di differenza in questo caso, non più 20 come prima. Quindi il rapporto, diciamo, si sommerà. Per fortuna il rapporto segnale-rumore è eccellente, quindi già questo per me lo rende un ottimo pre. Come vediamo, più sommiamo le tracce registrate, più l'aspettativa del risultato ovviamente si abbassa, e questo nel mio modo di lavorare e nel mio campo ovviamente non è accettabile. Guardiamo adesso alle applicazioni. Come dicevo, il 1273 non è un brutto pre, anzi mi è piaciuto come rapporto segnale-rumore, tendo a precisarlo, dove sembra essere molto molto simile al 1073, forse. Presumo, non ne sono certo, che questa fascia di alte frequenze sacrificate poteva magari nascondere proprio un rumore che avrebbe compromesso ancora di più la qualità del prodotto. Se non avete nessun pre in casa e desiderate un preamplificatore per registrare al volo una demo, un podcast, ripassare un synth, secondo me 644 euro sono ben spesi e abbiamo una buonissima alternativa. La sezione di EQ è un bonus, quindi nel caso avessimo voglia di passare uno stem stereo dentro l'EQ, il risultato è abbastanza interessante, ma non stiamo parlando di mastering grade per intenderci. Un'applicazione live potrebbe essere addirittura auspicabile, in quanto include il send return posteriore, quindi nel pre ovviamente possiamo ovviamente bypassare il pre, in questo modo utilizzare l'EQ senza il pre, oppure inserendo un compressore pre-equalizzatore, o che è una feature secondo me molto interessante. Cerchiamo di fare un paragone però più sensato a mio avviso. Il 1273 si presenta come clone del NIV 1073 DPX Dual Preamp EQ, proponendo un prezzo addirittura 5 volte più basso di quello della NIV. E se perde clamorosamente il confronto con il semplice DPA, figuriamoci con tutta la macchina intera. Lo so, sarebbe piaciuto a tutti, a me per primo avere un bellissimo clone che costava poco. Paragonarlo al 1073 DPA quindi è un errore, come abbiamo visto, anche se il marketing di Behringer sfrutta proprio questo concetto per poter vendere la macchina. Infatti l'ho acquistato immediatamente proprio per la curiosità, proprio per questo motivo. È il vorrei ma non posso di tutti o quasi tutti i cloni di questo specifico circuito. Un po' come farsi un video nella piscina a Dubai dicendo di essere un imprenditore di successo. E secondo me poi giusto paragonarlo ad altri cloni che io ho provato negli anni, ad esempio il Golden Age è stato uno dei primi cloni economici, ne ho avuti diversi esemplari, ma peccavano in una mancanza cronica di estremi di banda, sacrificando quindi le alte e le basse. Ho testato il Warm Audio, il VA73Q, che è molto simile a questo nel comportamento generale, quindi magari un acquirente interessato al Warm potrebbe voler scegliere il 1273 per risparmiare ed avere inoltre due unità invece di una. Dà fastidio, forse troppo, al mercato di Heritage, dove il loro HA73EQX2 Elite costa il doppio del Behringer, mantenendo una emulazione molto simile, ovviamente tra le due macchine. In questo caso il Behringer è riuscito a costruirsi in casa, quindi in Cina, e riesce ad abbattere enormemente i costi dei componenti utilizzati, come ad esempio i trasformatori, e come ha fatto anche con i sintetizzatori, abbiamo visto.
Ci sono poi dei cloni che mi hanno impressionato in questi anni, e uno è proprio l'Heritage, però la versione DMA73, che riesce ad essere veramente identica al 1073 DPA, ma costa 2100 euro, praticamente solo 300 euro in meno del NIV originale, e dispone ovviamente, chiaramente, di un sistema di alimentazione separato enorme esterno. Stesso discorso per il BAE 1023, che costa anche più del NIV stesso. Non lo reputo però molto versatile, devo dire la verità. Soprattutto rispetto al classico, il classicone degli home studio, il LISA 2 di Focusrite, che ovviamente dispone di un ventaglio di opzioni di impedenza più ampio e gestione del pre. Lo potete rivedere nel video che ho fatto sulla gestione del preamplificatore, e che occupa anche meno spazio all'interno del rack. Al momento anche i pre-SPL sono veramente belli e si rilevano superiori per costruzione e affidabilità nel tempo. Se non l'avete ancora fatto, cliccate subscribe, è una richiesta che faccio spesso nei video perché comunque è importante per il mantenimento del mio canale. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche di questo pre. Oltre ai controlli anteriori, i pulsanti aggiungono la funzione di selezione dell'impedenza. In questo caso utilizzano il termine tone, non si capisce perché, anzi si capisce, ma soltanto se usiamo l'input instrument. Come se l'impedenza ora fosse un EQ, però insomma è abbastanza equivocabile come cosa. Il selettore line, che gestisce l'ingresso mic instrument. L'insert per attivare i send rotor posteriori, pre-EQ, e l'inversione di polarità a 180 gradi, l'alimentazione phantom 48 volt. Il selettore inst invece attiva l'ingresso instrument anteriore, disabilitando quello posteriore. In questa modalità il tasto tone, come dicevo, assume un comportamento diverso, rendendo più caldo il suono del segnale instrument. Il gain, la manopola del gain, ci permette di lavorare da meno 20 dB fino a più 80 dB a step di 5 dB. La selezione EQ. La sezione EQ è divisa in tre fasce di frequenze, low, medium e high. Low lavora da 35 Hz fino a 220 Hz in 5 posizioni. Mid lavora aggiungendo un guadagno di più o meno 15 dB da 360 Hz fino a 7,2 kHz in 7 posizioni. E infine, High lavora da 10 kHz fino a 16 kHz in 4 posizioni, sempre per una escursione di 15 dB circa. Abbiamo poi un high pass filter da 50, 80, 160 e 300 Hz, molto utile. L'EQ è attivabile dal pulsante finale EQ in, che vediamo qui. L'output level funziona da trim e abbassa quindi il segnale di in uscita. Mentre infine il peso di tutta la macchina è di 5,2 kg circa. Mi aveva infatti suggerito una solidità e serietà inedita, ma come abbiamo visto non ha rispecchiato le aspettative. Parliamo poi dei materiali. La costruzione, come vediamo, è molto economica, tipico di Behringer. I trasformatori sono fatti in casa, come dicevo, dalla Midas per emulare i Carnil originali del 1073. Non si sono risparmiati, infatti all'interno ne troviamo 10 in totale, con la classica scritta Designed in England, ma fatta in Cina. Le manopole sono molto delicate e potenziometri a step veramente economici. Non aspettiamoci l'uso degli Alps, per esempio. I pulsanti, come tutto il resto, ci danno quella sensazione di chip estremo che sotto le mani dà, a mio avviso, almeno per me, dà veramente fastidio. La costruzione dello chassis è invece di tutto rispetto, molto ben sviluppato, levigato, verniciato, anche con le viti Torx, veramente ben fatto. E ci dà appunto l'aspetto di un prodotto semi-pro. Non capisco sinceramente la scelta di mettere le scritte dei pulsanti sullo chassis. Oltretutto quelli in basso, quindi quelli sotto al tasto, sono invisibili una volta che mettiamo il 1273 nel rack, quindi dovremmo ricordarci cosa fanno. E il trim finale non è a step, e questo è un enorme problema se desideriamo lavorare in stereo con gli EQ. Stesso discorso per la scelta delle campane degli EQ, cioè non avere questi controlli a step diventa molto complicato per un discorso di matching e lavoro sui segnali stereo. Simile discorso anche per la scelta dei connettori XLR senza scatto di sicurezza.
Il risultato finale è esattamente come mi aspettavo, un prodotto economico destinato ad una fascia di mercato home, non è quindi indicato per un uso professionale in studio, almeno al mio avviso. La qualità costruttiva per quello che mi riguarda è deludente, i potenziometri, come dicevo, sono troppo delicati e non mi sto riferendo alle plastiche, ma al potenziometro proprio interno stesso. Manca un trim a step, le scritte, come dicevo, sono fuorvianti e nascoste. A mio avviso sarebbe bastato forse spendere anche 50 euro in più. Evidentemente non era possibile fare oltre, hanno voluto attaccare una fascia di mercato già dominata dai cloni, che in alcuni casi risultano anche più interessanti, come il Warm Audio che abbiamo descritto prima. E in questo momento sono indeciso se tenerlo o rimandarlo indietro, perché anche con l'idea di portarlo live risulta scomodo per quanto riguarda il peso, come dicevo, e potrei rischiare facilmente di danneggiarlo. Ci sarà sicuramente chi parlerà bene di questo preamplificatore, come dicevo sarà ottimo per fare training a scuola, lezione in studio. Il mio consiglio è sempre di provarlo in ogni caso. Come dicevo, questo video non è sponsorizzato, sono mie opinioni personali, e quindi fate in modo di poterci mettere le mani sopra, e spero di essere riuscito in questo caso a mostrarvi la differenza tra il 1073 NIV e un clone. Il perché si sceglie un prodotto di questo tipo così costoso, e nel caso vi troverete a provarlo, ora avrete un'idea più chiara dei limiti di questa macchina. Ricordatevi di spingere il pulsante subscribe. Per il momento è tutto, ciao, a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.